andiamo indietro nel tempo, c'era il vestibile, chiamato così, era fatto in lana grezza mista a canapa, che veniva filata qua, tessuto qua, filavano la canapa, perché la canapa veniva coltivata a Premana. Poi c'è anche tutta una lavorazione, c'è la spiegazione della lavorazione della canapa. E la lana di pecora, quindi venivano assemblate le due cose, si creava questo tessuto molto pesante, grezzo, caldo però, e lì si usava per fare il vestidel, che è lo stereotipo del Morel, ci sono le stesse cose, è proprio la gonna identica, la camicia identica, la pettorina con i vari messaggi, con i vari simboli, anche quella identica, il mocarol da spal e il grembiule. Non c'era la collana, logicamente, perché tutti i giorni si vestivano così, anche d'estate, anche a lavorare il fieno, mettevano il vestibile. E poi è arrivato il Morel del 700, e poi all'inizio 900, verso il 20, hanno sostituito al vestidel il coton, che è quella gonna che si vede già ancora adesso, che è tutta plissettata a mano, è fatta in un modo diverso, è molto più sobrio perché non c'è la pettorina, e è anche più leggero come tessuto, perché in cotone adesso poi noi lo facciamo magari con il fresco lana, più bello, però ai tempi lo chiamavano coton proprio perché era il tessuto di cotone che aveva sostituito il vestibile. E tutti i giorni si mettevano gli scapini. Allora, quando si andava, io non sono mai, premetto che io non sono mai andata, Però mi ricordo le donne, perché io ho visto donne vestite col vestidello, ho vissuto con queste persone. Comunque, quando andavano in campagna, portavano le zoccole, il soccol, che avevano delle punte dei chiodi, delle punte di ferro sotto, che servivano ad aiutare nel camminare e tutto quanto. Quindi il soccol. Però poi c'erano gli scapini, erano delle scarpe fatte in velluto o in tessuto di mezza lana, come abbiamo detto per il vestibile, con la suola fatta di pezzi, venivano e le chiamavano el solet ponché, voleva dire prendevano tanti strati di tessuto, tante stoffe, tagliavano la sagoma della suola della scarpa, dello scapin, e poi facevano tutta una fitta in puntura per assemblare questi stracci, e facevano questa impuntura fitta con lo spago. Venivano poncee, cioè puntate tutte. Ecco, quindi si mettevano gli scapin con il solet poncee. Però lo scapin era fatto con la tomaia alta, come uno scarponcino che arrivava alla caviglia. Più avanti hanno un po' modificato lo scapin in pantofol, che sono quelle scarpe che ancora oggi, anche all'antico, le mettiamo, che sono più semplici. Non hanno l'allacciatura, la tomaia non è alta fino alla caviglia, è proprio tipica come una scarpetta estiva, diciamo, ecco. Quindi avevano questo tipo di calzature.